molto particolare, dobbiamo avere il contatto vero con uno dei protagonisti, con i bambini. Scrivere un libro o comunque un racconto non è una cosa semplice da realizzare, e è un'esperienza che non è comune, non è di tutti i giorni. Per questo, per conoscere nella sua vera intimità, nella sua realtà, la scrittura, la redazione di un libro, di un racconto, dobbiamo avere a che fare con uno scrittore. Quindi chiamo qui vicino a me uno degli scrittori in erba, che è Roberto Cozzolino. Ciao. Noi alunni delle classi quarta e quinta di Carbonara di Nola, quest'anno abbiamo partecipato alla realizzazione di un libro dedicato al mio paese. L'idea di partenza ci è stata spiegata dal professore Santin. Un giorno è venuto nella mia classe e ci ha raccontato l'origine e la storia di Carbonara di Nola. Per esempio, ricordo che ci ha raccontato di come erano fatte le case, di come si comportavano le persone, di come si viveva in un periodo in cui c'era più povertà, ma si apprezzavano molto di più le cose semplici. Ma la giornata più bella che abbiamo potuto trascorrere grazie a questo progetto è stata sicuramente quella in cui sono venute a trovarci alcune signore del paese, vestite con degli abiti d'epoca, per mostrarci gli oggetti, le usanze e soprattutto i giochi di quando non c'erano ancora i computer e giochi elettronici. A quei tempi, infatti, i bambini della mia età si divertivano molto di più di stare insieme all'aperto, inventandosi tanti modi per passare il tempo in allegria. Questa esperienza mi è davvero piaciuta, non solo perché io e i miei compagni abbiamo partecipato attivamente, dedicando insieme il titolo del libro ai nomi dei protagonisti, ma anche perché mi ha permesso di imparare tante cose che non sapevo sul mio paese, sul passato e quindi sulle mie radici. Grazie anche a te. Vi anticipiamo già da adesso che in conclusione, dopo tutti gli interventi, verrà proiettato un ulteriore filmato nel quale, insomma, sarà possibile vedere anche l'esperienza secondo gli altri bambini che ci racconteranno parti, insomma, della storia. Ed ora invece introduciamo un'altra persona. La realizazione di tutto il progetto, dall'oralità alla scrittura, che ha portato in conclusione alla realizzazione del libro L'amico brigante, non avrebbe avuto senso senza l'aiuto, il contributo fondamentale, determinante davvero, delle insegnanti, delle maestre della scuola. Ed è per questo quindi che noi dobbiamo un grandissimo ringraziamento e chiamiamo qui una delle maestre, Rita Carbone. Presentazione di questo libro sono state per gli alunni di quarta e quinta e per le docenti della scuola primaria di Carbonara di Nola un'ottima occasione per dimostrare come la scuola è sempre attiva e partecipe a tutte le proposte educative. È stato un lavoro laborioso, lungo, ma alla fine gratificante ed edificante, un'esperienza di vita unica ed irripetibile che gli alunni porteranno sempre nei loro cuori. Credo che il fine insito nel progetto, cioè l'acquisizione del senso della coscienza della storia del territorio, sia stato ampiamente raggiunto da tutti. Anche noi docenti siamo grate a tutti gli esperti che vi hanno preso parte, perché grazie alla loro professionalità ci hanno offerto tanto ed inoltre ci hanno dato la possibilità di aprirci al territorio e l'occasione di portare fuori dalle aule il lavoro che ogni giorno ognuna di noi svolge in classe con tanto amore e dedizione. Grazie a tutti. In apertura di lavori abbiamo detto che il progetto dall'oralità alla scrittura è stato appunto realizzato dai ragazzi della scuola primaria che fa parte del secondo circolo di Palma Campania. È per questo che dobbiamo anche sentire l'opinione e dobbiamo un ringraziamento al dirigente scolastico, il professor Raffaele Crescenzi. È con commozione che stasera io qui assisto insieme a voi
a questa manifestazione, perché celebrare un bicentenario non capita tutti i giorni, no? È chiaro che questo si capisce da sola sta cosa. Comunque io riflettevo mentre la signora Rita Carbone ci diceva che è stata portata all'esterno la scuola. Un pedagogista di chiara fama dice che il territorio è l'aula decentrata, cioè sul territorio noi riusciamo sicuramente a capire le nostre radici e a valorizzarle. Quando nel mese di settembre mi è stato proposto di inserire nel POF questa iniziativa, sono stato felicissimo, perché in questa maniera, e concludo giusto per non tediarvi, quando mi è stato richiesto di inserire nel POF, dicevo, questa iniziativa, sono stato ben felice, perché riscoprire le proprie radici e radicare la scuola nel territorio, secondo me, è la cosa più significativa che si possa fare. A questi alunni rimarrà impresso, e non solo ad essi, a me in prima persona, ma a tutti voi, sicuramente questa giornata significativa, e per questo vi ringrazio, ringrazio gli esperti, ringrazio il sindaco primo cittadino di Carbonara di Nola, il professore Santella, il quale sta sempre pronto a darci una mano in ogni occasione. Per cui per questi soggetti, per questi signori, vorrei un grande applauso, ma un applauso anche per i vostri figli. Grazie mille, siete meravigliosi come sempre. Grazie a tutti.